E siamo online! Benvenuti su Abba, il mio canale sul YouTube italiano, con il dottor Meg e il signor Lune. Purtroppo stasera con noi non c'è la signorina Buoni Perimerli, che sarebbe voluta esserci, ma purtroppo dei contrattempi extra lavorativi in quanto canale l'hanno costretta a rinunciare, ma tornerà perché si sta divertendo veramente un sacco e le fa molto piacere di essere in nostra compagnia. Tra l'altro credo che le farà piacere sapere di essere stata così tanto richiesta, eh? Ah, comunque glielo farò vedere. Iniziamo. Ma d'altronde, questa... signor Lune, direi che a scatola chiusa meglio una Buoni Perimerli che noi due messi insieme. Assolutamente sì, assolutamente sì. E però insomma questo passava al convento, quindi. Allora, il signor Lune è particolarmente stanco, è stata veramente una giornata lunga ed estenuante. Intanto vi chiediamo se l'audio lo sentite bene, se i volumi sono alti, al punto giusto. Intanto salutiamo tutti i nostri ospiti, almeno quelli arrivati finora, quindi Mirko e Guido. Guido e Mattia. E Mattia. C'è anche Mattia. C'è anche Mattia. C'è sempre Mattia. No, stavolta c'è per davvero. Ah sì? Non lo vedo, per un attimo. Chiedo scusa, ma... No, stavolta Mattia c'è. E... cose belle comunque. C'è davvero Mattia, sì, ecco. Non so perché non me la aggiornava. Quindi molto bene. Buona giornata a tutti. Dicevamo, è stata una giornata audio veramente ottimo, lunga. Comunque ci dicono, signor Lune. Un po' altino invece dice Mirko, quindi direi potrei abbassare leggermente la musica medievalesca che comunque ci terrà compagnia ancora per poco. E dicevo, è stata una giornata abbastanza intensa perché sono in piedi da stamattina alle 3:30 e mi sono concesso una pennichella di 20 minuti che effettivamente avrebbe voluto essere più lunga e purtroppo... Allora, oggi nella puntata di Evolen 2 il signor Luna è scatenato il dottore che cercava di farlo tornare in sé. E non ci riuscirà! E non ci riuscirà! Perché mi sono rotto i coglioni di quei cazzo di dialoghi! Basta! È ora di andare avanti nella storia! E che cos'è? Avete scoperto il motivo per cui il signor Luna non ha mai giocato e finito un GDR fuori dal canale, perché oggettivamente Evolen e Evolen 2 sono due GDR che penso sono i primi che lei abbia giocato, signor Lune. Allora, ho avuto in tempi non sospetti una parentesi con Jade Cocoon che però è durata al tempo di una demo, però mi era piaciuto, era al tempo in cui c'erano i Pokémon, questo non era Pokémon ma mi piaceva di più. Se no sì, ecco, esattamente come dice lei, i GDR non mi piacciono. E però Evolen era una cosa che andava fatta. Per contro, dice, ma allora signor Lune non le piace, non le piacciono i dialoghi? No, non è vero, perché comunque sia i punti clic invece mi piacciono. Però i punti clic non mi annoiano, questa cosa invece è stata devastante. Parliamo della Grace. Allora, intanto voglio tranquillizzare tutti sul fatto che attualmente la Grace è ritornata a casa per l'ennesima volta, spero che duri più dell'ultima. Dico questo perché l'ho ritirata per la prima volta dopo la quarantena settimana scorsa, tra l'altro è impossibile non innamorarsene, e però questo innamoramento è durato ben poco. Allora, ho fatto diverse modifiche, poi ne parleremo magari meglio in un video specifico. Tra le altre cose ho cambiato la sella, prima avevo una sella lunga, biposto, e ho deciso di sostituirla per una questione estetica con una doppia sella, quindi sella singola guidatore più sellino smontabile per il passeggero. Per ovviare a problemi di compatibilità e sostanzialmente per preservare la carrozzeria nuova di vernice della Grace, ho optato, spendendo qualcosina di più, per comprare pezzi originali Harley Davidson, laddove invece per tutto il resto ho fatto delle customizzazioni pesanti.
Il problema è che non è servito, per, e la cosa è stata, l'occasione per scoprirlo è stata durante questo giro inaugurale con la signorina Buoni per i Merli, tra l'altro, dove ci siamo fatti sostanzialmente un giretto nell'entroterra riminese, scavallando anche in quel di San Marino, nella... nella serenissima Repubblica di San Marino. Signor Lune, piccola domanda, lei ha ricevuto il mio invito? Sì, l'ho ricevuto e l'ho gabbato. Ah, ok, no, perfetto, avevo paura che... No, l'ho ricevuto, dopo vedremo di... Adesso finiamo il discorso e poi partiamo. Certo, sì, no, per carità. E tra l'altro dobbiamo fare anche un check per controllare che funzioni il video, e quindi se all'inizio vedrete la schermata nera non vi preoccupate, perché comunque sia so come gestirla. Ma torniamo velocemente alla Grace. Alla fine di questo giretto, tra l'altro piacevole, anche la signorina Buoni per i Merli si è divertita, al suo culo un po' meno, perché comunque sia è una moto abbastanza rigida. Ma quindi, scusi signora, lei non aveva preso una sella da uno? Ho preso una sella da uno più il sellino di dietro. Ah, ok, quindi l'ha diviso sostanzialmente. Esatto, sostanzialmente, perché come linea la moto con la sella singola ci guadagna mille volte. Però giustamente, se dovesse capitare di avere un passeggero, in qualche modo dovevo fare. Potevo optare per la sella ventose, ma come stavo giustamente dicendo, ho preferito optare per pezzi originali Harley Davidson per non arrecare danni alla carrozzeria della Grace. Quindi niente, finisce il giro, vado a smontare il sellino della Grace, quello del passeggero, e mi accorgo che il sellino ha segnato irrimediabilmente la vernice appena fatta della Grace. Madonne su madonne. Quindi chiamo subito il meccanico, gli spiego la situazione, madonne anche lui, quindi è stato un concerto anticristo. Madonna Maria. Vorrei sottolineare il fatto che sono partiti 1600 euro per la moto, per le modifiche effettuate, cioè non proprio una cosina da poco, e 950 solamente di vernice. E vederla in tonsa solamente per 24 ore un po' mi ha fatto girare i coglioni, devo ammetterlo. Però non è neanche tutto, e dice, perché portarla nuovamente dal meccanico? Perché comunque sia... adesso bisogna fare delle modifiche sul sellino, ma la moto in realtà non serve. Ho deciso di fare un altro giro, questa volta con una mia carissima amica, anche lei biker, la Jojo, che chissà se mai farà la sua comparsa all'interno di questo canale. La sua casa già fatta. La sua casa sì, però lei effettivamente ancora non è comparsa. Andiamo a fare un giro, questa volta la meta scelta era Gabicce, bellissima zona del Pesarese, che se non siete mai stati vi consiglio di visitare. Benissimo, partiamo, o per meglio dire, dovevamo darci appuntamento a casa della Jojo. Se non che cosa succede? Che a pochi metri da casa sua sento un rumore che conosco fin troppo bene, ed è il rumore di qualcosa che si incastra all'interno della trasmissione della moto. E non è mai preludio a qualcosa di molto bello. Anche perché l'ultima volta c'avevo la targa infilata dentro il trittico telaio ammortizzatore e parafango posteriore, o quello che ne resta. Quindi diciamo che sono molto sensibile a quando sento questo rumore. Mi fermo immediatamente, cerco di capire che cazzo si è rotto questa volta. Per fortuna niente, nel senso che mi accorgo in realtà molto velocemente, il tempo di scendere dalla moto e rendermi conto che la sella mi veniva dietro, che si era smontata la sella. Quella è quella principale, no? Quella principale, sì. L'altra l'ho levata proprio, non l'ho più voluta vedere. Domani la riprenderò in mano con riluttanza per portarla dal meccanico per valutare come modificarla per poter essere utilizzata senza fare più danni. E quindi parliamo della sella principale. La sella principale che ha un pignone che la tiene ferma al telaio, pignone che è fissato con una vite e la vite si è svitata. Quindi poco male.
si vanno a raccogliere i pezzi in giro per strada, questa caccia al tesoro simpaticissima per quanto fuori programma, e si tenta di rimontarla, tanto poi alla fine è una vite, bene o male con le mani ci si arriva, nessun problema, se non che un pezzo rimane all'interno del gruppo trasmissione, motore, insomma in mezzo alle balle. E cerco in tutti i modi di cavarla facendo girare la moto in maniera peraltro un po' pericolosa, perché c'era il rischio concreto che si potesse rompere qualche cosa, sapete? Quando c'è un pezzo che non dovrebbe essere in una determinata posizione può sempre succedere di tutto. Ed è una posizione che si muove, ricordiamo. È una posizione che si muove e che non accetta l'insinuarsi di pezzi che non c'entrano un cazzo. Insomma, provo un po' a muoverla, a vedere se con le vibrazioni la situazione migliora, non succede assolutamente un cazzo, e quindi, come potete ben immaginare, l'unica soluzione che mi sono visto costretto di attuare è stata quella di portarla dal meccanico, peraltro in moto, col rischio di rompere qualcosa che per fortuna non si è rotto. Moto sistemata, a colla ovunque, perché per evitare che si smonti ancora sono state utilizzate tutti degli stratagemmi più o meno efficaci, e quindi attualmente, diciamo, nelle ultime 2 ore la moto funzionava, spero che continui così. Ciò detto, vi farò vedere in un modo o nell'altro, io speravo di farlo con un video, non so se ho il tempo materiale di prepararlo, però nei prossimi giorni avrete modo di vedere la Grace com'era, come è evoluta nel tempo e come è attualmente. E parliamo un'altra storia. Io direi che con 11 minuti, quasi 12 all'attivo, è il tempo per noi di partire in questa live. Adesso concedetemi il tempo di entrare me stesso medesimo all'interno della chat anche da cellulare, così che posso chiudere il... Perfetto. Ed entrare nel gameplay. Ora, se vedete uno schermo nero, tutto nella norma. Però. Vediamo se si vede qualche cosa. Tanto a Mattia è piaciuta l'idea di fare un video, una cronistoria dell'evoluzione della Grace. Allora, non si vede niente. No, si vede. Ah, sì, io si vedo. Vede. Perfetto, avevo un po' di ritardo. Allora, trama del gioco io non me la ricordo. Il dottore l'ha finito, allora, quindi trama lascio del gioco dottore. Allora, la trama del gioco non c'è, nel senso, cioè, è una scusa, perché questo qui, per chi non lo conoscesse, è un gioco a scorrimento orizzontale, non platform se non per pochissime parti. E prettamente definite, in cui fondamentalmente si può giocare fino in 4 giocatori online, e in locale non dovrebbe far differenza, e in cui ci sono 4 cavalieri che devono salvare le principesse rapite ad una festa. Mi ha inviato l'invito intanto, dottore. Sì, arrivo. Io direi di utilizzare i nostri colori, giusto per... Sì, io ho dovuto azzerare il mio, perché io avevo già una storia, ma per amor suo, signor Lune, grazie, ho alzato le statistiche, ero a livello 44. Adesso è a livello 1, immagino. Adesso sono a livello 1, esattamente come lei. E praticamente questo è solo una scusa, fondamentalmente, per... Perché non mi fa andare nessuno giù? Eccola. Ok. Ah no, Quanta gente? No, non mi piace quello che vedo. Signorone, mi vuoi rinvitare, per favore? Certamente. Fatto. Allora, vediamo un secondo. Cosa? No, non mi piace. Allora, perché... Allora. Vuole che la invito in un altro modo? No. Lasci stare, allora. Non sto facendo niente. Allora, lei mi ha invitato, proviamo.
non vorrei dover rientrare nel gioco. Perché? Perché mi prendeva la tastiera, che non voglio invece. Io voglio giocare con lo joystick. Okay, beh, quindi aspettiamo, non c'è problema. Sì, sì, no, per carità, però era... Tra l'altro la cosa bella di questo gioco è che quando la signorina Peri Merli sarà... Ok, ci siamo. Quanta gente che non dovrebbe? Vabbè. Cosa? Cioè, un sacco di personaggi in più. Ah sì, allora, praticamente voi vedete che inizialmente i personaggi sono questo qui arancione, questo qui blu, questo qui rosso e questo qui verde. Dopodiché, andando avanti nel gioco, puoi sbloccare delle altre skin, ma non cambia assolutamente nulla. Tipo, questo qui non mi ricordo che cazzo era. Beh, immagino questo qui... sia un fuco o un'ape. Sì, però non mi ricordo se aveva un qualche significato. Invece questo qui tipo era uno dei cattivi, perché uno dei traguardi di questo gioco è sbloccare tutti quanti i servi, cioè sarebbe diciamo gli scazzini, perché tu sblocchi i minion. Esatto, non sblocchi il cattivo boss, ma sblocchi i minion. E poi col minion andare a uccidere il boss di quel livello. Allora, noi faremo il classicissimo signorone rosso e io blu. Perfetto. Può cliccare signor Lune se vuole. Clicchi, cosa fatto. Fa? Ho fatto. No, non ha cliccato signor Lune. Sì, ho premuto A e adesso deve premerlo anche lei. Ok. Perfetto. E dicevo, la cosa bella è che potremmo giocarci anche con la signora Buoni per i Merli. Esatto. Quando ci sarà. O con una MILF, che chi lo può dire alla fine? Se sapete. Perfetto. Non sento l'audio. Ah, ok, sì, adesso sì. Cos'è che fa quella lì? Perfetto. La frutta, signor Lune, non le serve perché non ha perso punti ferita. Va bene. Però, se vuole. Allora, lei c'ha l'arco, io non ho un cazzo. Dove lo vede che c'ha l'arco? Ah, giusto. Come si fa? Perché io non so niente? Perché secondo me... Ti sei dimenticato io... come utilizzare gli oggetti? Sì. Vai, sì. Ecco, prendi questa pozione per la salute. Premi il pulsante dorsale destro o quello sinistro? Ah, prima destro sinistro, signor Lune. Ah, ok. Adesso c'ho la pozione. Solo che... Ah, perché c'ho... ho azzerato le statistiche del personaggio, ma non ho azzerato... Devo alterare i salvataggi, vabbè. Poco cambia. Vabbè, io se parlo con tutti dovrebbero darmi tutto, no? Beh, no, dovrebbero spiegarle tutto, non darle tutto. Premi RT più Y per un attacco sensazionale. Oppure RT più X per un attacco normale. Perfetto. RT più X per un attacco normale. No, allora non è come dico io. Va bene, invece questo qui ti può segnare il combattimento. Premi X per l'attacco leggero. Premi Y per l'attacco pesante. A per saltare. E grilletto sinistro per parare. Alternate attacchi per diverse combinazioni. Praticamente le combinazioni principali sono leggero, leggero, leggero e leggero pesante, che fa il montante. Perfetto. Vabbè, qui ci sono i... Ecco, cosa interessante, Simone, che secondo me è la chiave del gioco. Guardi un secondo. Se lei salta e poi inizia a colpire con l'attacco leggero, fa le combo in aria. Ed è fondamentalmente il modo più semplice, secondo me, per vincere. Perché non mi... perché non lo sta colpendo. No, me ne sto accorgendo, ma... Provi su questo? Vede? Vabbè, ma cos'è? Perfetto. Andiamo perché abbiamo perso anche troppo tempo. Questo attenzione! Il Marvaggio! E quello che cazzo è? È un cristallo di Crash Bandicoot. Più o meno. Ah, hai visto che esce un nuovo Crash? Sì, molto bello. Beh, non ho ancora giocato. Cioè, molto bello il trailer. Ah, vabbè. Trailer. Allora, il Dottor Meg è Danny Say, io sono Elemor. E questi qui sono degli scazzini. Perfetto. Aia, pezzo di merda. Muoci. Monetina! Monetina.
Allora, la magia potrebbe sembrare interessante all'inizio, ma le posso assicurare che non lo è. Molto bene. Ma monetina. È la Madonna, con che brutalità. Vedi, chi è quella? Rubano le principesse. Sono quattro principesse. L'ultima è un po' sfigata. L'ultima, diciamo che ha avuto dei problemi. Poteva rimanere offesa. Attenzione. Aia. Aia. Oh, così si fa. Vede? Buona la Madonna. Ma questo qui è, diciamo, il limite tecnico di questo gioco, è che se inizi a far così lo finisci fondamentalmente. Beh, allora lo finiamo easy. Forse. Ma no, sì, alla fine sì. Questa è... C'era un livello di difficoltà selezionabile, no? Non mica notato. Sa che credo di no. Lei più che altro, signor Luna, stia attento. Mi dica? Stia attento a... quello grigio? Quando... Cos'è quello? Ma quello grigio è dei nostri o...? No, quello grigio è dei nostri, sì, sì. E perché si è unito così impudentemente? Attenzione. Quindi 12 monete d'oro per la pozza. Cosa significa meno uno di forza? Che allora le aumenta, le toglie uno di forza, ma le aumenta uno di difesa e uno di velocità. Coniglio. Sì, esatto. Quindi uno di velocità. Quindi dopo lei. Io non ho i soldi. Allora, questo qui ho i soldi, questo non ho. Io non ce li ho per nessuno dei due perché ho 7 monete. Ma glielo fregate io. Niente maglie, niente scarpe, niente servizio. Che cazzo significa? Posso. Vabbè. Andiamo. Bella la musica. Cosa? Ah, ok, possiamo andare dove ci pare. Tipo il fa. Allora. Cosa significa che possiamo andare dove ci pare? Nel senso, possiamo andare sia avanti che indietro. Allora, qui, allora, se andiamo al fabbro. Andiamo un attimo al fabbro, giusto per capire. Cosa? Abbiamo preso la bussola, che non mi ricordo che cazzo fa. Cosa cazzo è quella? La rana. Ah, ok, qui c'è la mia collezione d'armi. Lei le vede tutte queste armi, signor Lune? Io le vedo, sì. Ok, ecco, sarebbero le armi che poi sbloccheremo nel gioco. Io le ho già sbloccate. Ma gliele posso ciulare? Se vuole, sì. Io. Però così dopo siamo... Vabbè, a parte che c'è un livello minimo, Per cui... ma sono tutte quante livello 1 queste? Sì. Ah, ok, livello 5, sì, sì, ok. Perfetto, livello 10, livello... Perfetto, sì, sì. Spoiler, tra l'altro. Dopo tanto... Ora, in teoria tutte queste armi qui si potrebbero... Non c'è modo di correre. Sai che, se ricordo bene, no. Allora, questo fa meno uno magia, meno uno forza, più una velocità. E vabbè, no, andiamo avanti con questo, signore. Facciamo un gioco veramente pulito, infatti sì, non per uso... una buona volta. La bussola, sa che non mi ricordo la bussola che cazzo fa? Molto bene. Niente, perfetto. Non fa un cazzo, perfetto. Di là non si può andare. Qua dentro ci sono gli animali, che sono tipo i compagni. E anche qui lei sta vedendo i miei. Perché... Qual è Angry no, Board? No, cazzo, no, ho sbagliato. Come faccio adesso? Aspetta. Troia. Ma come? Così. Sì, butta sì. Via l'animale. Ok, perfetto. Praticamente troveremo degli animali nel corso della storia. Sì. E questi animali hanno ognuno c'ha una feature. Ok, credo di aver capito. È tipo il Little Buddy in The Binding of Isaac. Questa non mi ricordavo che ci fosse questa cosa qui. Però vabbè, ha capito cos'è la situazione praticamente. E come vedi, io non sono stato molto. Non è che mi facessero proprio impazzire. E quindi ne ha presi 4 tanto per. Ma sì, ma perché qualcuno c'ha un senso, dopodiché li devi andare a cercare e il senso non ce l'ha. Parafrasando, perfetto. Grande Vasco. Quindi l'arena, e se vogliamo andare in arena a fare le sfide, ma non so che senso. Cioè, la prigione del castello, che roba è? Ok, la seconda parte che abbiamo fatto. Va bene, va bene. Comunque, sia una volta che noi abbiamo fatto uno scenario.
Mario non dobbiamo rifarlo. Esatto, sì. Perfetto. La guerra barbarica, quello che si... Oddio! Subito così? Così, a tradimento, senza un... senza vasellina. Banana! Costa. Si potrà toccare... Ci sono tante cose che non mi ricordo. L'unica, l'unica problematica, se ricordo bene, sta nel fatto che una volta giocato un livello non lo possiamo più rigiocare. Ah, quindi dobbiamo essere super fighi fin da subito. Sì, ma serve più che altro per i trofei, perché... Prenderei, ok. Ma perché io sto fregando tutti quanti le monetine? No, notavo! Ma senza volerlo, Da buon bancario è un po' un... Livello 2, sì, cazzo, figata! Ma voglio anche io il livello 2. Ah, ma essere quasi. Aia. Puttana. Ecco. Ecco, quando c'è il livello è meglio non essere in fondo, perché sennò ti copre. Sì, no, tende... Cosa è successo? Ok. Okay. C'è stato un attimo un freeze... Ma secondo me era un salvataggio, una roba del genere. Ah, così? Ma io non me lo ricordavo, dico la verità. Che cazzo è quello? Questo è un cattivo. Questo è faccia di culo, perché lo sì, nota perché ha la faccia di culo. No, beh, effettivamente è un nome abbastanza che si sta, se vogliamo. Cos'è successo? Ho guadagnato l'arco. Perfetto, allora se hai guadagnato l'arco lo posso usare anch'io. Faccia di merda! No, scusa, venga a prendere la monetina, signor Lune. La lascio, che sennò mi sento in colpa. Che... Aia, aia, pezzo aia. Di merda. Tiè. Prenda la monetina, prenda la monetina. Ah, vaffanculo, puttana. Culo di merda. Ok. Perfetto. La possiamo aiutare? No, non credo. No. Ah, cos'è? Cos'è? Cazzo è stato? Ah, ok. Ecco. In teoria potrebbe usare anche la magia se vuole, signor Lune, ma non... Dì, l'ho sempre trovata... Per allora, ora... Se ci sono gruppi di nemici ha un senso, ma se è nemico singolo, secondo me no. Magari per i boss potrebbe aiutare. Ma no, perché non... Molto bene. Me la sta un po' vendendo, insomma, questa magia. Ma io so che io pompavo velocità e... Oh, merda! Questo va. Metaslag, ed è subito Metaslag, signor Luna. Notavo. Com'è che aspita lo distruggiamo, quel robo? Ah, ok. Prima poi si ferma, ma secondo me anche... Fuga, fuga, fuga. Ah, comunque se gli spariamo o con la magia o con... arrivo. O con l'arco lo colpiamo, anche mentre in movimento. Perfetto. E che se ricordo bene rischiamo che... Se ricordo bene rischiamo di essere schiacciati, non vorrei dire, però è un... Sì. È una... Ah, cazzo, m'ha preso. Ma ecco, perché la magia, più che fare danni, fa effetti speciali. E allora, a volte sono carini, ma ovviamente tutti i boss sono immuni dagli effetti speciali. Tipo... Beh, mi sembra giusto. Ah! Tipo il mio fa la magia del gelo, quindi avrà tutti quanti... Livello 3, così, a cazzo, minchia, non livello ho capito... Livello 3, non ho mai capito in base a cosa... Non lo prendo, merda! Ah! Ha preso lui, però. Aia,
Mia, mi stanno aprendo il culo come una poveraccia, come si suol dire. Ah, però è quasi andato il merda, eh? Sì, sì. Aia. Aia. Mi ha tirato sotto. Ok, dovrebbe essere andato. Sì. Però mi ha colpito. Cioè, comunque sia, doveva cagare il cazzo. Esatto. E cioè, ovviamente non dà assolutamente nulla. Mi sembra giusto. Beh, perché questo era un mid boss, non era un boss boss. Non era un boss boss, un full boss. Il livello 3 non porta assolutamente nessun vantaggio, se non... Beh, ci sarà un aumento delle statistiche in più, signor Lune. Non mi ricordo come si fa, ma noi dovremmo salire di livello. Non stiamo salendo di livello? Eh sì, ma abbiamo anche dei punti abilità da... Ah, ok, c'è una scala... Da dove? Una root. No, come cazzo si chiamano lì? No, no, sono proprio... sono quattro statistiche: velocità, forza, difesa e magia. Ok. E poi sono le stesse che modificano anche le armi, per cui l'arma all'inizio dici che figo, invece dopo alla fine modifica merda. No, è che modifica talmente poco la statistica che se lei già... gliela frego io questa, perché ne avevo più bisogno di lei. Uffa. L'ho messo ancora peggio di lei. Cosa? Ci sei stato a Troia! Non la città, chiaramente. Era inteso la città. Molto bene. Ok. Ah. E via. Allora, voi magari... cosa pensate del rinvio di... Allora, Cyberpunk 2077, cosa ne pensiamo del rinvio? Allora, era un gioco che io al momento non ne ho neanche fantasticato, in quanto ho una... una macchina che non lo reggerebbe, ma proprio neanche, ma mai nella vita proprio. Io non lo... Quindi... so, invece, se attualmente riuscirei a farlo girare. Non saprei... Però onestamente penso sia più un gioco da Zormag che non da me. Ah, molto bene. E questo ovviamente è il super mega boss finale della vita della morte. Vabbè, che cosa. Io non sono messo benissimo, per cui... Aia. Cosa? Quindi ci ha ricordato che... Ti è stronzo. Allora, da dietro si può prendere. Aia. Mi ha spappacchiato. Fuga. Aia. Aia. Però non fa male il... Aia, è questo? Minion di merda. Cosa cazzo è successo? Ah, ok. Ci sono le cose. Ma la prenda lei, che io ho dovuto usare una pozione perché... Come si fa a salvarla?
No, beh, bisogna uccidere il mostro, se non... Ah, ok. Aia. È chiaro che se continuo così non lo salverò mai. Livello 4, sì. Com'è lo sprint? Aia. Ah, le ho fregato. Ho sbagliato, devo lasciare a lei là. Vabbè, ormai. Che cazzo ha fatto? E io dove sono, soprattutto? È morto lei, signor Moneta. Ma come sono proposta. Morto? Ah, beh, beh. La posso fressare. Ok. Adesso che lune, mi raccomando, appena vede una frutta è sua, eh? Sì. Ecco. Tipo quel. Cazzo. La prenda. Però ho preso anche un sacco di botte. Cioè, non capisco se è più dannoso o più stronzo questo che boss. Cosa? No, per essere non è così cattivo. No, cioè che si burla. Ma per assurdo, tutti gli attacchi che fa, che dici cazzo, questo qui sarà un attacco di Dio. Ci sono due fruttine per terra. Sì. Prese. Posto. Ok, io mi sono fullato di vita. Dove sono? Ok. Cosa sta facendo il merda? E adesso fa l'attacco del... Esatto, fa questo. Dai che ci siamo. Oh, è andato. Cosa? Colpisca, lo colpisca, perfetto. E via. Cosa dobbiamo fare adesso? Adesso prendiamo tutto quello che c'è. Chi più piglia, più si diverte. Molto bene. Oh, signore. Ah, adesso c'è! Perché adesso la principessa è una e noi siamo in due, signore. Ma non è bello, comunque la sua magia è più figa della mia. Mi ha messo meglio lei. Aia. Aia, aia. Mi ha avuto, mi sa. Niente, mi ha avuto. Sì, si ciula stasera. Ale. E qui è la fame del signor Lune che l'ha fatta da padrone. Cosa ne pensate di Horizon Zero Dawn? Io non ci ho giocato. È un'esclusiva PS5, se non sbaglio, per cui... No, scusi, è un... Allora, no. Ecco, alla fine del livello possiamo pomparci, quindi vada pure, signor Lune, si pompi. Allora, puntiamo la forza. Sì, direi che così può andare. Ok. Perfetto. Allora, dove vogliamo andare? Horizon Zero Dawn non era quel gioco della tipa che ci sono aveva i tatuaggi? No, quello è Senua's Sacrifice, non so come si chiama. Horizon Zero Dawn è il gioco in cui siamo tipo dei nativi americani post-apocalittici. Ah, ok, ci siamo degli oggetti per andare a prendere la barca. Beh, la bussola c'è. Manca quindi tutto il resto. Timone e cosa? Vabbè, esatto. E praticamente Horizon Zero Dawn c'è questa età post-apocalittica in cui gli esseri umani hanno un'altra volta così, in cui gli... Ah, mio. Sì! È diventato... Ci si può salire, eh? Crocodile and Dinosaurs? Sì. No? E praticamente c'è questo post-apocalisse, ci sono...
gli animali più grossi non sono gli animali come uno si aspetterebbe, ma sono bensì delle macchine fondamentalmente. Quindi sono, allora, non si può dire cyborg, sono proprio robot. Sono questi robottoni. Cosa? Maledetti! Aia, 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 infatti. No, sì. Ehi, ehi! Ecco, tipo, secondo me qui c'è... è il punto in cui c'è il primo degli animaletti. Fanculo. Mi prendo la banana. Oh, vedi che allora serve ogni tanto. Ah, fanculo. Preso. Posto. Posto. E vediamo. Non mi fa tirare giù l'albero? Ah, ecco, infatti, perfetto. Quindi c'è anche un minimo di... sì. Vedrà che non è proprio una roba... non riesco a farlo io però dal... sì, vai Yoshi, spacca di tutti. Questo è quello da gusto, devo dire la verità. Ah, attenzione. No, pezzo di merda, come, come hai usato? Questo più di così. No, ormai si è perso le foglie e è andato. Mi ricordo, questi mi sa che sono solo fondali invece. Ah. Attenzione, ecco, vedi, tipo qui c'è qualcosa. Sì, ho visto che canta. E quindi è... ah, questo però non mi ricordo che cazzo fa. Oltre a inseguirla come uno stalker. Sì. Ma fa, fa, fa sicuramente qualcosa. Ma che meraviglia è sto. Ah, come hai usato? Pezzo di merda. Ok. No, mi ha fatto andare via le monetine. Ma lei, se lui non raccoglie le monetine, lei vuole rimanere povero. Dica la verità. Beh, dal momento che c'ho quella moto, direi che un po' lo si poteva intuire. Esatto. Diciamo che certe scelte. E comunque dai, il fatto che siamo dei cavalieri e, facciamo uso di magia non fa di noi dei cavalieri della Via Bianca? Cosa? Eh? Eh sì, è sicuramente così. È morto. Quindi? Il... no, ma perché c'era, si sentivano dei passi molto forti. Quindi Horizon Zero Dawn, però devo dire la verità, Horizon Zero Dawn era un gioco che avevo intenzione... ah, mi porta da mangiare l'attuale, ecco. Che dato come sto giocando potrebbe essere una cosa anche utile. Che cazzo ho preso? Ah, ho preso un martello. Sì, martello. Però potrebbe non essere l'arma migliore del... potrebbe essere un'arma che magari fa delle cose che lei non vuole. Quindi non è detto che... tipo martellare? Posso fare il mochi! E che, allora, e che a parte la velocità, che se non sbaglio è uguale per tutti, e, se mi ricordo bene, è proprio un discorso che le molti modificano ovviamente...
modificano ovviamente le statistiche. Allora, inizialmente possono ancora... Ah, ecco. Bambi! Vabbè, ma cosa? Tutti se la fanno sotto. Mi sto cagando sotto. Lei se non è messo come il porco, ha delle pozioni? Sì, credo. No, non c'è. No. Molto bene, quindi devi prendere assolutamente... Ho preso il draghetto. Non mi ricordo cosa fa, devo essere sincero. Ah, sono a terra. Ok. Quindi? Uno. Sì, allora. Bisogna che ammazzi un po' di gente. Ah, sennò... ammazzi. Io intanto leggo la chat. Se c'è qualcosa. Se no non leggo niente. No, infatti non leggo niente. Perfetto. Ancora. No, niente. Sto morendo anch'io. Pure di salvare lei. Allora pulisca. Tra l'altro in caso di game over... come funziona? Ma sai che non mi ricordo dove come sono calcolati i checkpoint. Questi sono i checkpoint. Questo mi sta dicendo. Vado a memoria. Sei la cicciazza, ecco. Fanculo. Ma lei vede me o vede se stesso? No, io vedo lei e non vedo me stesso. Okay, adesso la vedo perché vedo... Okay perfetto. La madonna. Attenzione. Che cazzo sono sti cosi? Sono roba brutta. Ahia, yeah. Ma muorici. Ma io non ho più pozze, è una brutta cosa questa. Come devo aspettare che escano fuori loro, vero? Sì, di solito sì. Poi non si fanno neanche attendere troppo. Beh, forse questo qui è... Ah, apra quello, si farà che cosa? Un altro martello! Vediamo. Più 2 di forza, meno 1 di agilità, va bene. Allora, io ci avrei... No, perché alla fine è un meno 2. Allora, qui non ci sono... Ok, qui dobbiamo dargli le botte. E vabbè. Ma la madonna, anche l'orso gigante si caga? E che cos'è? Cos'è che fa il suo draghetto? Non ho ancora capito. Cosa è quello? Non me lo ricordavo, devo dire la verità. Post. Okay. L'abbiamo disintegrato. Livello 5, mi è passato avanti? No, ero già passato livello 5. Questa la prendo io perché mi sono messo come porco. Invece no, me l'ha fregata il signor Lune. Infio belardo. Oh. Tanto la gente scappa, fa cose. Attenzione! Questo però penso sia un mid boss, non è un, sì, un boss vero. Ah, caga i tizi, non so se hai notato. Sì. Quindi bisogna colpire.
Ma il punto è, più lo colpiamo e più lui ne caga? No, credo che lui ne caga a tempo, per cui più lo colpiamo e più c'è possibilità di sopravvivere. Perfetto. Sono a terra. E a terra, signor. Ah, cazzo! Quindi va di lei e... Affanculo! Non credo che riesca a ressarmi, vero? Beh, guardi, se non è data... Data l'attuale situazione, direi proprio di no. Però ormai ce l'ha fatta. Ok. Perfetto. È rimasta la monetina lassù. Ok. Mamma mia, ormai sono diventato un resto. Cioè, faccio meglio io che le poste, signor Lun. Sì. E adesso quindi... c'è l'unica parte platform, per quanto io ricordi. Oddio. Ok, così si salta. Perfetto. Cosa? Le posso assicurare, signor Lune? Ora, esiste un trofeo che ti dice devi superare questa parte senza... senza mai creparci. Esatto, senza andare a battere contro gli ostacoli. Le posso assicurare che ci ho provato diverse volte, ma non è banale. Ma ci credo. Io sto prendendo botte e acqua fresca in continuazione. Vabbè, ma vaffanculo però! Noi non lo possiamo colpire lui, vero? Non penso che non... Ah, sono morto. Ok. Ah, lo possiamo sconfiggere sto merda? No, dobbiamo scappare, signor. Solo? Sì. Cioè, neanche più avanti non... Che io ricordi... Io mi ricordo questo pezzo, altro... Capito. Niente. Ah, ok. Salga su. Aia. Vabbè. Comunque sto cazzo di cosa non mi... Aia. A culo. È batuffolo? Pelucco, no, batuffolo. Ah, questo. Ok, è morto. No, bastardo! Merda, sei un merda, sei solo un grandissimo merda. Sì, ok. Dove sono? Aia. Sto prendendo botte, ma non da lui, dagli scogli. Esatto. Anche da lui, ma più che altro dagli scogli. Aia. Morire. Ok. Ok, un andato. Vaffanculo. Bellissimo il corpo del... Della faccia di culo. Ah. Io ancora in tutto questo non ho capito che cazzo dovrebbe servirmi. Ma ognuno c'ha un qualche cazzo, però non me li ricordo tutti. Ah, vaffanculo! Lo prendo. Ce n'è uno su se vuole. La puttana. Dove sono? Affanculo.
Ma ce l'ha con me, ho capito che ce l'ha con me. È andato. Ok, infatti, va bene. Io sono messo come il porco, e se lui non è messo meglio. E però ho preso un po' di... Ok, no. Cosa? Ah, okay. È le nostre due. Abbiamo finito, speriamo. Ah, porca, non me lo ricordo. Un gatto! Un gatto messo veramente come un porco, peraltro. Aia, la vedo molto male, la vedo molto male. Cosa? Ma non ci potrebbe far salire il merda? Che schifo. Conviene stare tutto dietro. Quello non è il cannocchiale che ci serve, vero? Può darsi. Aia, sono morto. Dov'è? È tutto nelle sue mani, signor. Aia. Aia. Ecco. Non me lo ricordavo che dava anche la botta con... Tra l'altro, signor Lune, se non distrugge quelle pale di pelo... Danneggia... No, non è che va a danneggiare la barca, ma gli impedisce di sparare, per cui non lo stanna. Però non me la fa rompere. Perché dovrebbe scarsa su qualcosa e sparargli. O dargli con la mazza. Ammazza che mazza. Ammazza che mazza. Dico la verità, me lo ricordavo più semplice questo gioco. È anche vero che siamo a livello 1. Signor Lune, è un... Le ricordo che ci sono dei livelli orizzontali. Vada tutto quanto di... Ah, lei c'ha anche un buon attacco di vero, c'ha anche la bangia che non è male la sua. Se la però... prendessi. Però lei se non è non fa neanche nulla per... Aia! Troia. No! Niente. E niente. Che fine... Ah, possiamo potenziarci lo stesso? Sì, ma dovremmo iniziare il livello. E secondo me è dalla parte dell'acqua. È anche vero che eravamo messi come il porco, per cui... Allora. Vediamo se la chat dice qualcosa. Attenzione. No. Assolutamente niente. Sono in contempo... Sì, un po' sì. Allora. Ma ci sta, eh. Anche perché non è un gioco facile da seguire. Come tutti i giochi in cui... Beh, allora, io so, sai, signor Lune, che sinceramente inizio a essere preoccupato per un eventuale gioco a 4. Cioè, io non ci ho mai giocato perché ho sempre giocato da solo. Beh, forse nel caso giochiamo a 3. Forse l'abbiamo provato, ma forse proprio l'ho fatto vedere una volta, ma mai nulla di serio. Così sono seriamente preoccupato. No, non dica così, non si preoccupi. Ah, yeah. Perfetto. Okay. Che cazzo tirava quello? Fanculo. Avete fatto perdere la barca, stronzi. Kevin! Pezzo di merda. Pelucco. Oh. Posto. Ok. Fanculo. Fanculo. Mia. Cosa?
La prenda lei, che è leggermente messo peggio. Questa però mia. Oh, e via. Adesso arriva il gatto. Gatto di merda. Chissà se lo posso frizzare il gatto. No. La risposta è no. Adesso se lei lascia fare, vede, fa così e poi si avvicina. Però è fondamentale. Aia. Fanculo. Maggiordomo, smettila di maggiordomare. Aia, vaffanculo. Perfetto. Questo ci ho pensato io. Ah! No, l'ha mancato, non ci credo, vaffanculo. Sei una merda, sei una merda. Adesso dobbiamo tenere più vicino alla barca e adesso andiamo. No, perché a me mi prende sempre questa luna. Lei ogni tanto la grazia, ma a me... Beh, io mi paro, eh. Ok. 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 Vai. Via, via, via. Ah. Re di merda! Stare davanti a R e fare. Dai. Lo prenda lei, lo prenda lei. Stavolta. Aia. Ah, yeah. Perché stavolta gli ho fatto male. Dove è andato? Ok. Ok. Pezzo di stronzo. Glu 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 glu. Ma vaffanculo. Aia. Ok. Ok, ma ne va solo. Aia, ok. Ma basta stare davanti alla barca, signor Lune, per non essere presi. Ah, ok, no. Diceva? Però prima non l'aveva mai fatto. Perché è un gioco intelligente che prevede le mosse, però. Ok. Perfetto. Mi sa che gli abbiamo fatto male adesso. Voglio un cazzo di coso. No, vaffanculo. Ah, yeah. E vaffanculo duro. Questo è mio. Ok. Che poi adesso ci sono arrivato. È un pesce gatto? Può darsi, sì. È inteso come un pesce gatto questo? Aia. Ah, yeah. No. Dai che ci siamo quasi. Siamo quasi. Aia. Vada lei, signor Luna, vada, vada. Lei che crede nel cuore delle carte, signor Luna. Più di altri. Più di altri. Ma meno di molti. Ecco, sono morto. Beh, comunque. Okay. È un gioco in cui riesco a dare il meglio di me. Ok. Perfetto. Statistiche, ha ucciso più gente lei. Prima però ha fatto lei più XP. Perché io sono morto, credo. Sì. All'inizio i punti piovono, dopo sono un po' più stitici. Molto bene. Il vecchio non ci dice un cazzo, qui ci prepariamo per un'offensiva di massa. Che cazzo? Ah. I gatti di prima. Sì.
Sono duri però, eh. Beh, per me no. Che senso? È che io ho più forza di lei. Li tiro giù abbastanza bene. Questi cosi non si aprono, non si fa niente, vero? No, si entra. Ah, qui serviva il corno. Che cazzo fa il corno? Ah, forse no. Non ce l'abbiamo un corno. Aia! Aia che? Adesso usano anche la magia, i coglioni. E io gliela faccio dietro. Vita, siamo messi discretamente. Che cazzo? Ah, c'è l'ariete. L'ariete, se non sbaglio, dalle testate. Ah, yeah. Oh, allora, io la lascio fare al boss, signor Lune, che lei si diverte un bel po'. Grazie. È un mid boss come sempre, perché quelli veramente che ti rompono il cazzo sono i mid, non sono mai i boss, quelli proprio boss. Ah, ah, sono messo abbastanza male. Ah no, ci siamo okay. Persi, ci siamo persi la mega. Di cosa sta parlando? Ah, sono a terra. Un brutto momento per essere a terra. Beh, è sempre un brutto momento, dottore. Lei non si cura di me, questa è la verità. È vero, un po' è vero. Non è più come una volta che le preparavo. Ah. Dai, ho fatto più male lui. Niente. Cosa? Ok, ripartiamo da qui quindi. Potremmo andare a fare shopping e comprarci delle pozze, però. Lì, il prossimo giro. Perfetto. E lui è rimasto lì. Niente, non ce l'ha fatta. È un po' come il signor Lune, l'ultimo. Voleva stare. Adesso no, lasciatemi qui. Vabbè, ma che rotto in culo. Perché ho usato la magia. Cos'è che ci eravamo persi prima? Cosa ha fatto questo livello 7? Niente. Vabbè, ha dei punti da spendere più avanti. Aia.
Secondo me qui faccio la stessa fine di prima, eh. E dice? Bello che io mi paro per il cavolo. Preso, faccia di merda. Niente, sono morto. Dove? In tutto a destra. Sono... Ah, ma anche lei, quindi non è un problema. Perfetto. Oh, nuova magia. Molto bene. RT più B. Giubi! Questa è. Adesso proviamo una terza volta, dopodiché andiamo a prendere le pozze. Se non glielo dico, sì. abbiamo 200 dindini, non possiamo stare qui a farci prendere il culo. No, assolutamente. Ciao Lucio, nel frattempo. Deve sapere che il signor Lune non è mai stato un accorto risparmiatore. E lo si vede dal suo parco out. Signor Lune, eh? Sono uno che vive la vita un quarto di miglia alla volta. E poi la moto si smonta. Esatto. Puttana, vieni. Ah. Ok. È anche vero che siamo con le armi iniziali, quelle proprio più smerdine, eh? Com'è che si corre? Ah, semplicemente va avanti e dopo un po' inizia a correre. Allora vuoi la guerra, merda. Oh. Okay, uno è andato. Cibo! Monete. Un uomo ha avuto tutto questo. Gol di Roger. Signor Lune. Ok. Fanculo. Messo come il porco, però anche lei sembra non scherza. Lo sa ormai. Aia! Sono da ressare. La vedo dura, la vedo molto dura. Devo provare a ressare. Sì, ma. No. Cioè, sarà così fatta, eh? No. Adesso non. Aia. Niente. Andiamo quindi. Allora, il negozio si. Dov'è? Cos'è sto posto qui? Ah, il negozio, vedi, c'è un negozio di laggi. Chi l'avrebbe mai detto che quello che. Bombe! Allora, la pozza. Perfetto. Due pozze direi che bastano. E le bombe? Ok. Ma spammi a 5 che lo può fare. Tanto più di 5 non ne può tenere. Eh no, io più di 2 non ne tengo. Di che cosa? Ah no, ok. Adesso ho capito. Okay. Quindi 8 bombe.
Allora, questo dà più 2 magia, meno 1, ma tanto la magia non lo uso. Ok, e perfetto. Queste occasioni non dureranno a lungo? Che cazzo sarebbe? È la sua... Ah, non ce n'erano altre. Che ora abbiamo fatto, dottore? 10 e mezza. Vogliamo fare un ultimo approccio? Proviamo l'ultimo approccio e poi, mentre appena tirato giù questo, partirà un altro. Molto bene. Io sono rimasto molto indietro, va bene. Molto bene. Le magie del signor Lune. Cosa è successo? Ma quindi l'ha presa qualcuno? L'ha presa lei? No, c'ho ancora... C'è scritto danni 6, visitami per altre informazioni. Sì, ma non me l'ha data però, il merda. Cioè, è inutile che mi dici visitami per altre informazioni e poi non... Dai, ok. Stanno aprendo il culetto. Veniamolo finché qui. Un'altra occasione del genere non capiterà più. Aia. Cosa, dove sono? Ok. Che casino infernale. Adesso, per qualche secondo sono riuscito ad evitare che facesse il tornado. Per la vita della morte. Adesso noi dobbiamo prendere solo 2. Vedete che mi ha fatto bene a prendere, stare un po' più larghi. Fanculo. Ok. Morto è andato. Oh. L'ha preso lei? Sì, ha preso lei l'ariete. Sì. Secondo me, non sbaglio, l'ariete attacca i nemici. Però... non sarebbe male. Così sì, bisogna farlo. Ah, cos'è sta gente? Adesso va bene la magia. Quante pozze ho? Io ne ho 3. Io ne ho 4. La sento molto lontana. Oh mio Dio, cos'è? Non si possono distruggere questi, vero? Ah, sì, invece. Pezzi di merda.
non è oculato, non è oculato. Puttana, devi morire, ci devi morire. Anche tu ci devi morire. Cosa ha fatto? Una nuova combinazione. Bravo, signor. Scombini, l'ho preso, lo prenderei, tanto io ero fullato. Ah, qui si può andare? No. Quindi per forza dobbiamo andare su, che bello! Voglio andare, volevo proprio andare su. Cos'è quello? Sif, il lupo grigio? Più o meno. La topa! Ce la stanno portando via! Come avete potuto? Dietro c'è quel pesce maledetto. Pelucco. Attenzione. Questi che è out of this world. Se li tocchiamo moriamo instant. Grandi, out of this world. Out of this world. Ah, merda, merda. Okay. No, grande la serie firmata Super Fighting Bros. Anzi no, forse era già Giga Bros. Z. Può darsi. Gioco strano comunque. Beh, come molti in quel periodo. Prendiamo anche l'originale Prince of Persia, non è che fosse... O Loom, che però era un'avventura grafica. Ah! Ah! Merda! Merda! Non li congela, li fa solo cagare via. Li fa cagare via. Ok. Cos'è che esce adesso? Il pipistrellone! Il pipistrone! Dopo questo che lui direi che ce la possiamo anche andare. Siamo avvelenati. Lei è avvelenato. Ma un pipistrello talmente grosso che non... Preso. Maledette isometrie. Le ho prese tutte le merde comunque. Così hai evitato che le prendessi io. Bello comunque che non riesco a prenderlo mai, sto stronzo. Ah, ma si possono distruggere le merde però, eh. Non riesco a colpirlo mai. Io quando... Non è che sto usando le pozze a sproposito. Per errore. Può darsi. Non è bello. Beh, lei ha le pozze che c'è proprio qui. In questo momento se lei preme B usa quelle. Cazzo. Sì, è l'unico però. È la base dei miei Anche perché le poste lei le usa in automatico, eh? Cosa vuol dire che le usa in automatico? Se lei arriva a zero vita, la posta si attiva in automatico. Ma non credo di esserci mai arrivato, questo è il punto.
però non ho controllato, quindi voi astuzi siate gli occhi del signor Lune. La lingua da anche dietro, è morto, perfetto. Perfetto. Quindi era solo... Ah, è diventato un furbi, non so se hai notato. Sì! Perfetto. Ne ha presi più lei, signor Lune. Avviva Dio. Molti di più. Il doppio. Però sugli XP, sugli XP, ma ho ucciso anche molte più gente. Niente. Perfetto, io direi, dottore, che qui ci possiamo anche fermare. Assolutamente sì. Facciamo una pompata. No, facciamo così. Tiè. Vabbè, più velocità. Facciamo un toro così, via. E niente! E questo cos'è? Il castello industriale. Non mi ricordo se questo è. Va bene. Nella prossima puntata scopriremo se, come e quando la Grace perché tornerà a correre. Beh, la Grace è già tornata a correre. Adesso non andiamo a seminare terrore laddove non ce n'è assolutamente bisogno. Beh, allora, scusi signorone, ma ha una vita all'interno. Ma quindi la meccanica cosa ha fatto? Sì, per farla ritornare funzionante, sì. Era Lucio che c'è. E io non avevo mica certo capito. Ciao Lucio! Vabbè, un po' in ritardo, però insomma, si capisce. Dopo solo 15 minuti. Vabbè, 15 minuti c'è il delay, voglio dire. Cioè, la Grace attualmente sta funzionando. Devo rimettere a posto il parafango posteriore e il sellino del passeggero in maniera tale che non me lo rovini ulteriormente. Però adesso la Grace funziona, la sella è ritornata, l'assalato guida è ritornato al suo posto. Visto che siamo fighi, potremmo anche usare armi fighe al posto che usare ste armi del cazzo. E lei tanto e tanto, secondo me. Io proprio ho l'arma base di quando ho iniziato il livello. Vabbè, io c'ho il martellone. Esatto, ma questo qui succederà solo e sempre su Obers nel prossimo episodio di Castle Crasher, quindi prossima live. Che di... Dio solo sa quando ci sarà, però... Esatto, tanto, perché... Cioè, aspettiamo. Almeno sappiamo il gioco. Aspettiamo che il signor Lune finisca... Finisca il... I turni e quant'altro. Ah... Auguri. È così. Oh, bel, se mi ero canale sul tubo italiano. Ciao. Ciao.